Salve a tutti ragazzi, benvenuti ad un altro episodio. Oggi ci gusteremo un'intervista fatta a Lambenedetto XVI dal canale YouTube Me Più. Leggiamo il titolo: Se vado in Parlamento faccio un casino, io non dimentico. Se vado in Parlamento faccio un casino. Magari farà un po' di casotto con la lingua italiana, questo è poco ma sicuro. Guardiamo questo video senza preconcetti, senza pregiudizi, sentiamo cosa da dire. Chi mi segue sa che io concordo con alcuni punti fatti nei vari video da Lambenedetto XVI. Sentiamo cosa ha da dire in questa intervista. E allora torniamo in studio perché siamo già collegati con un nostro amico, con un collega di vecchissima, vecchissima data, uno degli youtuber più longevi in questo momento sulla scena della controcultura italiana, direi. Lambenedetto XVI, buon pomeriggio. Ciao Eugenio, ciao. Come Bella sta foto lì, Lambenedetto. va? Tutto bene? Ben trovato su. Bene, grazie, benissimo. Ben trovato sul nostro podcast. Era tutta campagna. Qui siamo in onda in diretta sul canale Telegram Chiocciola Me Più. E poi questo podcast è riascoltabile su tutte le piattaforme. E poi questi interventi, questi collegamenti come quello che stiamo facendo in questo momento in diretta, saranno poi disponibili anche su YouTube, Facebook e tutte le altre piattaforme. Lambenedetto, tu questa mattina alle 11 hai partecipato alla presentazione della lista ISP. Come mai? Sei candidato anche tu, a quanto pare. Allora, ho partecipato alla presentazione, diciamo, della lista con i candidati maggiori d'Italia popolare sovrana. E sì, sono candidato anch'io, comunque con un ruolo più defilato, nel senso che comunque sono una piccola circoscrizione, non sono neanche capolista e neanche in seconda posizione, anche perché sono, diciamo, intervenuto anche all'ultimo momento, dopo che ho visto chi comunque sosteneva questa lista, che comunque lista, questo insieme comunque di vari. Comunque, vabbè, dopo aver detto comunque non si sa quante volte, auguriamo a Lambenedetto di poter scalare le posizioni e magari di arrivare al top. Di varie componenti politiche, e ho deciso di non rimanere neutrale e appoggiare il movimento di Italia Popolare Sovrana. Quindi sì, sono candidato e quindi E quindi, sempre grande scelta di vocaboli da parte di Lambenedetto XVI. faccio parte di Italia Sovrana e Popolare. Ok, ci hai detto rapidamente, diciamo in maniera molto sintetica, la motivazione che ti ha spinto a. Qual è però il tuo obiettivo in questo momento? Ma in questo momento il mio obiettivo è di cercare di far crescere il movimento, di farlo conoscere e di dare una mano comunque anche agli altri candidati prestigiosi che comunque ci sono, a cominciare da Fulvio Grimaldi, dal dottor Giovanardi, medico a Pennetta, a Giorgio Bianchi, reporter di guerra. Ci sono diverse personalità e quindi il mio obiettivo è di canalizzare, diciamo, l'aria del dissenso e farla comunque crescere. Diciamo, queste aree che sono definite antisistema. Questo qui, diciamo, è il mio obiettivo, quindi. Antisistema, cioè costoro, secondo la mia opinione, fanno tutti parte molto del sistema e sfruttano strumenti che fanno iper parte del sistema, sfruttano YouTube, sfruttano Telegram, sfruttano, insomma, sono tutti dai strumenti pienamente, non sono contro il sistema, sono dentro il sistema. Questo momento. Io penso che il 25 sia un punto di partenza, non un punto di arriva, perché
di arrivo per un discorso più ampio e per una proposta, diciamo, più ampia. Poi non voglio parlare in politichese perché sono un benedetto, quindi... Politichese, tranquillo. Capito. Infatti questa tua figura in questo momento effettivamente crea un po' di dissonanza cognitiva, nel senso noi ti abbiamo sempre visto molto critico anche nei confronti di quella entità che possiamo definire statale, no? Quindi tu sei fondamentalmente liberale, cioè si può dire che tu sei un liberale, quindi sei una persona che è molto spinge molto sulla libertà delle persone, sì. Ad esempio, cioè, ti occupi di investimenti, hai delle aziende. Sì, sì, punta sulla libertà delle persone, poi dice belle parole su paesi come la Corea del Nord e la Russia, dove la libertà mica ce n'è tanta quanto pare. Hai viaggiato molto nella vita e sei una di quelle persone che ha sempre messo davanti la libertà appunto di qualcuno di poter fare le cose piuttosto che appunto l'idea di questo stato regolatore. Come si conciliano queste cose? Questa è un'intervista in diretta, guarda, quindi diciamolo, cioè tutto improvvisato. No, guarda, io ho sentito quando Giorgio Bianchi ha spiegato del perché di questa sua motivazione. E mi trovo uguale, preciso, diciamo, in quello che lui ha detto, perché anch'io fondamentalmente sono, diciamo, uno spirito libero, nel senso che comunque nessuno mi ha detto devi dire questo, nessuno mi ha detto dei diktat. Loro penso che sanno benissimo che io sono uno spirito libero e quindi magari anche critico all'interno, per dirti, quindi nessuno mi ha inglobato, nessuno mi ha... E ti dico che come Giorgio Bianchi, diciamo, il sistema si tiene molto lontano da personaggi come noi che, diciamo, potrebbero essere anche scomodi perché non sono gestibili. Come non sono gestibili? Ma dai, che siete gestibilissimi. Allora, vi faccio un esempio, no? Quando YouTube ha messo... questa nuova regola, grazie, tra virgolette, grazie a questa situazione che abbiamo in Ucraina, praticamente ora è vietato parlare della Russia. Non è che sia vietato, ma ti demonetizza il canale, insomma, ti mette i bastoni tra le ruote se tu parli, magari in un certo modo, della Russia su YouTube. Infatti, l'Ambenedetto, non vediamo più video di Lambenedetto dove, diciamo, loda, dove fa video specialmente dedicati a Vladimir Putin, no? Mentre su Facebook evidentemente ha regole differenti e lì troviamo di tutto e di più a favore di Vladimir Putin e della Russia. Dunque, Lambenedetto si piega ai voleri di YouTube. E dunque è un personaggio molto gestibile, in mia opinione. Nel senso che comunque io quello che mi deve dire lo tiro fuori dalla pancia. Penso però che io, che ero stato già molto scettico anni fa nei confronti di chi doveva essere, diciamo, un controaltare al sistema, che ci aveva raccontato che dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, già negli anni passati fui massacrato. Questo... Abbiamo qualche disturbo, Lambre? No, quello. Sono una zona... Ti sentiamo un po' male, prova a metterti... Lambre, da dove fai questa intervista? Dal bosco, per caso? Dal 40% dipendenza del bosco? In un... Vediamo se così... Adesso forse mi adesso sento. Perfetto, no, adesso perfetto, sì, siamo rimasti a quelli che si sono mangiati, esatto, la scatoletta di tonno, sì, vai. Esatto, e quindi ti dico che secondo me in una situazione del genere, dove siamo arrivati oggi, io penso che io, Giorgio e altri ci dobbiamo mettere la faccia, perché altrimenti dopo non possiamo neanche più lamentarci, perché è vero, e capisco, l'ho anche detto alla presentazione di Italia Sovrana Popolare, capisco il mal di pancia e il malcontento di tante persone che sono rimaste deluse,
è che stanno invitando all'astensione. Se qualcuno pensa che io sia parte del sistema, che qualcuno mi ha pagato, che qualcuno mi abbia obbligato a venire a dire queste cose perché io sto invitando comunque ad andare a votare e comunque votare un movimento che sia alternativo al sistema, è completamente un pazzo. E non... No, no. Secondo me questo movimento non è alternativo al sistema, ripeto. Questa è una cosa che fa un po' trend tra certe tipologie di persone. È un partito dentro il sistema perfettamente, che pensa di essere contro il sistema. Non capisce assolutamente un cazzo di quello che sono io, perché in questo momento abbiamo tutta una serie di persone che dicono no, chiunque oggi inviti a votare sbaglia e la scelta migliore è quella di non andare a votare. Ascolta, se questi reputano... Vabbè, ci sono alcune persone che ritengono opportuno non votare, altre ritengono opportuno votare. C'è la libera scelta. No, a parte che questi sono quelli che fino a pochi anni fa erano tutta gente che ci invitava a votare 5 Stelle, oggi chissà come mai sono diventati tutti per l'astensione. Ma se questa gente pensa che non andare a votare sia comunque... Mi stai sentendo? Sì, sì. Sì, assolutamente, ti sentiamo benissimo. Sì, sì, perfetto. Abbiamo sentito una vibrazione, forse, del telefono, dell'ambre. Quelli che dicono che andare a votare non serve a nulla. Vabbè, ma allora a questo punto anche non andare a votare non serve a nulla. Cioè se tutti reputano questo. Io invece reputo... Guarda, provo a farti un po' di contraddittorio su questo. Noi siamo tra quei canali che stanno, non spingendo per l'astensione, ma comunque abbiamo aperto un dibattito su questo aspetto. E c'è... Ops! Chi in realtà pensa e sostiene, come ad esempio il professor Corrado Malanga, che abbiamo invitato un paio di volte qui in trasmissione, che in realtà l'astensionismo in questo momento potrebbe essere addirittura più determinante rispetto a un risultato elettorale anche soddisfacente per queste forze, proprio perché si va a compromettere quello che è un sistema in essere. Quindi a provare a giocare con strumenti differenti rispetto a quelli del sistema, nel momento in cui ci dovesse essere una larga fetta di popolazione che va a non votare di proposito, allora a quel punto si romperebbe un qualche equilibrio. Faceva l'esempio anche Mazzucco stesso Malanga, ma anche Mazzucco hanno detto più o meno la stessa cosa: se una Meloni dovesse governare con un 30%, ma di un 20-30%, governasse con un 20% di un 30% di votanti, vorrebbe dire un governo sostenuto dal 6% della popolazione che non avrebbe nessuna efficacia. A quel punto il sistema imploderebbe su se stesso e bisognerebbe comunque mettere in moto quei meccanismi di ricostituzione di un sistema. D'accordissimo su quello che dicono loro, e capisco tutto il mal di pancia che tutto un certo mondo ha nei confronti della politica, dopo il tradimento comunque fatto da due forze che ci raccontavano no euro, fuori dall'euro, no Europa dei banchieri, e poi un mese dopo aver fatto il governo del cambiamento si sono rimangiati tutto. Vabbè, è chiaro che un partito che dice Italy exit, fuori dall'eurozona, è chiaro che sono menzogne, no? Sono menzogne. Immaginate se l'Italia uscisse dall'Europa, dall'Unione Europea, sarebbe un casino della Madonna. È chiaro che hanno detto queste cose solamente per uno scopo politico, e quello era chiaro, dai. Quindi capisco la gente che è scoglionata, però dobbiamo essere anche realisti, e ti ribalto la domanda: ma secondo te in un paese come l'Italia l'80% della gente non va a votare e va a votare solo il 20%? Non ci crederò mai. Il paese dove la parte della gente non va a votare sono gli Stati Uniti d'America, dove a votare ci va poco più della metà della persone. Ma che ne sai tu che non sei mai stato negli Stati Uniti d'America? Perché sei anti-americano non vuol dire che puoi parlare soprattutto di politica, di una cosa così complessa come la politica,
degli Stati Uniti. Che ne sai? Perché hai visto degli youtuber dagli Stati Uniti che postano cose magari un po' complottiste, e adesso l'esperto di politica degli Stati Uniti. Dai, su. E non gliene è mai fottuto nulla. Ma che ne sai che non gliene è mai fottuto nulla? Non sei mai stato negli Stati Uniti. Li conosci a quanto pare così superficialmente. Lambrene ha detto queste cose, boh, secondo me ti fanno fare brutta figura. Al sistema, al potere. Hanno letto i Bush, i Reagan, i Clinton, gli Obama con metà della popolazione che andava. Ehi, eccolo qui. Il Lambrenedetto anche trumpista. E chiaramente lui sostiene Trump, secondo me, perché non l'ha nominato Trump. Ha nominato tutti tranne Trump. Tutti, vabbè. Insomma, i presidenti, i governi più recenti, ma senza nominare Trump, perché secondo me lui supporta Trump. Siamo realisti, il 70% della gente andrà a votare il 25 settembre. Se pensiamo che il 70% non vada a votare, allora a questo punto, se mio nonno aveva le ruote, era praticamente un camion. Se mio nonno avesse avuto le ruote. Cioè, dobbiamo essere realisti, cioè, non spariamo cazzate. L'elettorato di certi partiti, specialmente quelli storici, ok, andranno tutti a votare. Fidati, andranno tutti a votare. I va PD, Ci fidiamo di Lambrenedetto? Vedremo. Forza Italia, Lega, Fratelli, andranno tutti a votare. Quindi non raggiungere mai un'astensione del 60-70%. Certo, sono il primo a dirtelo che se ci fosse un'astensione del genere, allora andrebbero veramente il sistema veramente in panico. Ma non sarà così? Non sarà così? Ma non è questo che volete, che il sistema vada in panico? No, chiedo, perché altrimenti sembra un po' contraddittorio quello che sta dicendo. Perché la gente andrà a votare. E a questo punto ti dico che siccome la gente andrà a votare e voterà, a questo punto è sicuramente meglio dare un voto ad un partito che comunque si propone alternativo, che non di certo ovviamente a quelli che sappiamo benissimo chi sono. Alternativo. Dai, ripeto, secondo me c'è poco di alternativo nel partito dove gareggia, diciamo, il Lambrenedetto. Però è utopia pensare che alle urne ci vada il 20-30%. È utopia, Eugenio. Cioè, di Sì. cosa stiamo parlando? Ma Cioè, vedremo, utopia. Non lo so, vedremo, Lambrenedetto. Dobbiamo essere realistici, cioè dobbiamo essere realisti. Il Su questo 65, potremmo essere 70% d'accordo. della gente ci va a votare, Eugenio. Sta il mio spirito libertario a questo punto. E allora dico, visto che ci va a votare, preferirei avere dentro della gente che comunque in questi 2 anni ha comunque dimostrato di comunque lottare contro Comunque, comunque, comunque. sistema, il professore Giovanardi che comunque è stato sospeso, c'è candidata comunque un'insegnante che è stata sospesa, c'è Giorgio Bianchi che comunque ha sempre tenuto la barra dritta su certi discorsi. Preferisco vedere dentro loro che vedere altri personaggi. Cioè, ragazzi, qui abbiamo il sistema, io non li chiamo neanche centrodestra, centro. Io no, preferisco avere altri individui nel Parlamento piuttosto che signori come Lambrenedetto, che purtroppo hanno dato prova di credere in sistemi un po' tendenti alla dittatura. Per me non esiste più neanche la sinistra da 30 anni in Italia. Cioè, ma questi stanno ricandidando ancora Bossi, Tremonti, Marcello Pera, Nordio. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Senti, Cioè, invece preferisco Lambre, vedere Giorgio Bianchi o quegli altri che cioè, in Parlamento.
Senti, te e Giorgio siete accomunati da un interesse molto forte nei confronti delle popolazioni del Donbass. Tu sei sempre stato molto vicino a quelle popolazioni, aiutando, facendo raccolte fondi, inviando, portando anche tu le cose. Io ti seguo da sempre, quindi so perfettamente quali sono state questo tipo di... Vabbè, se aiuta i più bisognosi, questo gli fa onore, gli fa onore. Però sempre di parte, ricordiamoci che il Lambre è sempre molto di parte e lui lo dice chiaramente. Operazioni che ritengo anche molto valide che hai fatto negli anni. Giorgio... No, le continuo a fare, io continuo a fare, mi hanno bloccato PayPal perché hanno visto che li aiutavo, ma riesco a mandargli lo stesso i pacchi di aiuti passando da un'altra parte comunque. Chiaro. Dimmi. Sì. Dov'è quest'altra parte? Diccelo Lambre. Per quanto riguarda la posizione, appunto, come abbiamo detto, di Giorgio e di tanti altri, è molto chiaro su cosa vogliono fare all'interno poi di quei palazzi. Tu cosa farai nel momento in cui dovessi essere eletto? Qual è il tuo ruolo in questa partita? Eugenio, io ti ripeto, io sono candidato in un piccolo collegio in terza posizione. Facciamo finta che domani tu sei tra gli eletti. Tu pensa a quei guarda, 160, guarda, ti dico questa cosa, pensa a quei 160 parlamentari. Ok, questa parte sarà molto interessante secondo me. Del 5 guarda, Stelle. Io ti direi, io sarei un martello, un incudine tutti i giorni, ma sulle cose... Va bene, dai, speriamo per te. Su alcune cose lui ha ragione, secondo me. Video denuncia degrado, video confronto Italia-estero. Se sei un martello pneumatico su questi punti, hai tutto il mio appoggio. Ma non penso sia così, però. Cose anche piccole. Io sono nato sentendo parlare della Lecco Bergamo e non l'hanno ancora finita perché... ci hanno praticamente un sottopasso a Calozzo Corte che è bloccato da 5 anni. Noi in Italia siamo... Ma è vero ragazzi, voi del pubblico che siete di quelle zone, sta dicendo una cosa veritiera o ci sta ricamando sopra un po' di propaganda? Ve lo chiedo perché io, a parte che le autostrade italiane praticamente non le uso mai, preferisco viaggiare con il bus, con il treno, con l'aereo. La macchina, l'automobile la uso solo per viaggi veramente corti perché proprio non mi va di pagare autostrade che effettivamente non sono messe granché e pagarle molto care. Pieni di cantieri che non si muovono, ok? Non sto parlando dei treni ad alta velocità che per me comunque non servono un cazzo, sto parlando di quartieri... Vabbè, non servono a un cazzo, dai, non esagerare. Che l'hai preso anche tu il treno l'ultima volta per andare a Roma, mi sembra che tu abbia preso proprio il treno a alta velocità. di opere stradali, di gente che passa ore in colonna e questi ti vengono a parlare di fare il ponte sullo stretto. Io romperei i coglioni per finire queste opere, per fare le strade, perché non è possibile che a Roma la gente stia delle ore in traffico, non è possibile. Parlavo ieri qua a Roma con della gente, ma come fa una città come Roma ad avere 3 linee metropolitane che fanno vomitare? E abbiamo... Su questo ha ragione, concordo. Madrid che ha 15 linee metropolitane, Barcellona 15 linee metropolitane. Finito. Ma città come Madrid e Barcellona non possono essere comparate a Roma, ma devono essere comparate con città come Milano. Ecco, Milano ha mezzi di trasporto per gli standard italiani molto buoni. L'epoca franchista, negli anni 80 noi andavamo in Spagna e gli davamo 3 giri, gli davamo. Questi nel giro di 15 anni, prima con Zapatero e poi con Aznar, ci hanno sorpassato. Cioè la dimostrazione è la Spagna, noi non dobbiamo fare raffronti con la Germania, con la Svizzera, dobbiamo fare raffronti con la Spagna. Che oggi se tu vai a livello di strade, infrastrutture, sono 1000 volte meglio di noi perché qui sono 30 anni che non stanno facendo più un cazzo. Ecco, su questi punti ha ragione, concordo con te, Lambre Benedetto, 16°. Io ho vissuto in Spagna e sì, è vero, le infrastrutture in Spagna sono molto meglio di quelle italiane, concordo. Solo chiacchiere.
solo promesse, questo farei, perché non esiste che Roma sia la città nel mondo dove la gente ha perso più vita per le buche sulla strada, con madri che hanno perso le figlie di 20 anni perché venivano fuori i rani. Non esiste il livello di schifezza che abbiamo noi a livello di infrastrutture, di sporcizie, di strade. Oggi sono a Roma, città meravigliosa, ma è sporca. Bisogna pulire chi sporca, bisogna pulire. E... È vero, concordo, Roma è purtroppo molto sporca. È molto bella dal punto di vista architettonico, dal punto di vista paesaggistico, ma le strade di Roma sono ridotte un po' un cesso, questo ha ragione. Punire, hai capito? E non è tollerato. Io partirei già da queste piccole cose che sono immesse. Ma come vuoi punire coloro che sporcano? Questo è il dilemma, ok? Che sì, non riusciamo neanche a fare queste cose. Pretendete che comunque cosa vuoi fare l'altro? E poi soprattutto il discorso energetico. Gli aumenti e la speculazione con delle aziende come l'Eni che fanno fatturati del 700%, gli aumenti sono partiti a settembre-ottobre e questi ci stanno raccontando che adesso è colpa della Russia, ma non c'era... Beh, sì, un po' è colpa anche di quello che sta succedendo, voglio dire. Nessuna guerra a settembre-ottobre, c'era nel Donbass, qui c'è la speculazione della Madonna. Un po' di speculazione della Madonna c'è, ma sicuramente quello che sta succedendo in Ucraina, non aiuta la causa degli abbassamenti dei prezzi, ok? Degli innalzamenti dei prezzi, scusate. Io voglio vedere i soldi che vengono usati per gli italiani, per le infrastrutture italiane, per i poveri italiani, per i che prendono 200 euro, non per inviare miliardi in armamenti a dei folli neonazisti che da 8 anni continuano a massacrare la popolazione autoctona del Donbass. E qui c'è il lambre di parte, molto di parte. Dispiace un po' questa cosa. Io voglio che i soldi nostri li usiamo per gli italiani. Ma a proposito di... Concordo che bisogna aiutare quelli che i poveri fondamentalmente e non bisogna sperperare i soldi in armamenti, cose del genere, sono d'accordo. Su quello sono d'accordo. I soldi, tu li lasceresti il reddito di cittadinanza come strumento oppure lo toglieresti? Il reddito di cittadinanza è uno strumento giusto in un paese sbagliato. E questa è una frase fatta. Ho sempre portato esempi della Germania con l'Arzfiar, che comunque loro reddito di cittadinanza. Giustamente l'Arzfiar non è proprio un reddito di cittadinanza, l'ho detto anch'io che è una specie di reddito di cittadinanza, quello sì, ma comunque sia andrebbe fatto un approfondimento solamente per il discorso Arzfiar. Allora ragazzi, io dividerò questo video in due parti perché comunque sia l'intervista è molto lunga, 35 minuti e 45 secondi, la fermo qui, comunque sia ci sono punti interessanti, non è il solito lambre benedetto che va nel bosco oppure non lo so che fa che va in vacanza a Ibiza, insomma qui ci sono secondo me punti più interessanti dei suoi soliti video. Ci vediamo alla prossima puntata. Un caro saluto. Ciao ragazzi.